nell'ora di motoria, non preparato nell'ora di musica, non preparato nei pomeriggi. Non vedremo se sono preparato, sono classi diverse, probabilmente faranno danza e ballo, però andare a bussare al DJ, fargli mettere la loro traccia audio, perché era da loro telefonino e che non esisteva, perché era un mix di più canzoni, da danza, insomma, per me è stata una cosa che di nuovo ha reso un gruppo ancora più forte. E poi c'è la Robot Game. Robot Game. Le prove sono sempre le stesse.
ma quello che più importa è sempre il core. La squadra non è detto che sia la stessa, non è rimasta la stessa, ha subito due cambiamenti, i cambiamenti più che oggettivi in quel caso, e sempre con le solite regole. Siamo una squadra, lavoriamo per trovare le soluzioni sulla guida degli allenatori. Sappiamo che gli allenatori, barra professori, non hanno le risposte quando parliamo insieme, onoriamo lo spirito della competizione amichevole. Quello che scopriamo è molto più bello di quello che diciamo e condividiamo la nostra esperienza con gli altri, dimostrando professionalità e cooperazione, divertendoci. Ci chiedono di presentare la squadra, un piccolo spot, di massimo un minuto e mezzo, per presentare la squadra. Ragazzi, come facciamo? Come si fa? Inventate una cosa, bisogna fare una cosa, non c'è detto, dobbiamo solo presentarci. Arrivano una settimana dopo con un copione. Dice, il professore, ha pensato ad uno spot. Allora, abbiamo i ruoli per tutti, ma lei fa il giornalista, fa il telecronista. Lo fa in aula col cappello, perché io sono abituato a vedere col cappello, e ho detto, guardate, se hai visto un intervistatore o un cronista col cappello dentro. Lei lo deve fare così. Mi ha detto che ha tutto da fare, cosa dovevo fare, ed è nato questo spot. Buongiorno, benvenuti all'edizione del nostro TG. Oggi è ospite la squadra di Collego, ma passo subito la parola al nostro inviato Luca Collego. Sono a Cavalla Cremonese, un piccolo paesino nella Lessinia, a nord di Verona. E adesso intervengo in una scuola dove si allena la squadra di Collego. Ed ecco a voi! Alle nazionali non si rappresenta più il nome statale, ma si rappresenta in un'idea di nazione la tua regione. Per cui i ragazzi hanno quindi inquadrato la Lessinia, hanno cambiato l'unico giorno di neve, per cui erano, sembravano un po' nuovo, comunque lo stesso, e poi con l'idea dell'arena di Verdi, con insegnanti di musica, hanno inventato nelle seconde e nelle terze questa libera, liberissima interpretazione. E quindi andiamo alla finale nazionale, con quello che si poteva fare, portando il nostro territorio, portando la Lessinia, portando quello che siamo. Salame, formaggi, biscotti, e quelli che vedete sono insegnanti che erano venuti anche, perché poi alla fine è proprio questa squadra che nasce, siamo una squadra, e nessuno ha le soluzioni, tutti quanti insieme, per cui vedete che ci sono i professori che tagliano il salame, portato da un alunno che suo padre ha fa il padre nella sua azienda. E i ragazzi vanno in giro con i vassoi, condividono e raccontano e si presentano sostanzialmente ed interagiscono con tutta Italia, con tutte le scuole arrivate da tutta Italia. Nel frattempo questa immagine l'ho composta perché il ragazzo a destra e a sinistra, cioè il ragazzo alla vostra sinistra e la ragazza alla vostra destra, fanno parte della squadra e stavano andando ad esporre alla commissione il progetto scientifico. La ragazza che vedete nel mezzo era una ragazza di seconda media che non faceva parte dei 10
e che raccontava ad un allenatore di una squadra di Pistoia il progetto scientifico della scuola. E l'avrà spiegato per ore quello il cartellone che avevano fatto i ragazzi riassumendo un po' tutto, e questa ragazza autonomamente, nessun docente gli ha detto tu vai e spiega, da sola l'ha spiegato e l'ha fatto. Nel frattempo i ragazzi possono vedere anche il gioco ad altri della squadra. Questi sono i ragazzi di Mogliano Veneto, della scuola secondaria di secondo grado, che l'anno scorso sono andati alle mondiali, è una squadra molto forte di Mogliano Veneto, nel liceo, e giocavano con i ragazzi e si confrontavano, quindi i ragazzi della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, con i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. I due driver, vedete come sono presi, tesi, perché io dico, nonostante sia un lavoro, abbiamo telecamere in diretta streaming, gli unici che si divertono sono i giudici, quello dietro è il capo arbitro d'Italia, per cui i capo arbitri ogni volta, ormai ci conosce qualche anno, e mi dice, dov'è che si mette la tua squadra? E tu guardi, là sopra. Ah, perfetto, allora ha molto di cuore. Perché praticamente ci facciamo riconoscere in positivo. Per cui mentre i due driver sono così. Insegnante di tedesco che dirige la stacco e dice non posso leggere via perché sono proprio tutti a casa. E